Tenuto conto della riduzione della pressione sui ricoveri Covid, è stata fatta nell'ospedale di Perugia la conversione di alcuni posti letto in terapia intensiva 2 per accogliere pazienti no Covid con problematiche internistiche, chirurgiche e traumatologiche che necessitano di assistenza intensiva. Grazie alla moderna struttura modulare e molto versatile della terapia intensiva strutturata a compartimenti è stato possibile convertire in piena sicurezza 5 posti letto per pazienti bianchi e continuare a riservare agli altri 11 ai pazienti Covid positivi. La situazione attuale della pandemia mostra un andamento che tende a ridurre la pressione sui ricoveri Covid, quindi abbiamo potuto attuare una rimodulazione elastica, dice Giannico, dei posti letto di terapia intensiva. Le aree, continua il direttore dell'ospedale, compartimentali del reparto di terapia intensiva 2 sono dirette dal professor Edoardo De Robertis. Sono dotate di un sistema di areazione indipendente e garantiscono una diversificazione dei percorsi in massima sicurezza, permettendo una rimodulazione in breve tempo in base alla domanda dei posti Covid. Lo sforzo organizzativo è notevole e per questo ringrazio, dice Marcello Giannico, il personale sanitario che si trova a dover fronteggiare questi continui adattamenti dell'organizzazione. All'Umbria servono nell'immediato almeno altre 8.000 dosi di vaccino, oltre alle 50.000 aggiuntive che erano state chieste formalmente ormai da alcune settimane dalla presidente dell'Umbria, Donatella Tesei. Questo metterebbe la regione nelle condizioni di poter mantenere l'attuale ed eccellente performance nella somministrazione delle dosi che la vede in testa alla classifica per numero di vaccini inoculati in rapporto alle dosi consigliate. È quanto emerso nel corso della riunione del centro operativo regionale presieduta dal direttore regionale Stefano Nodessi Proietti, presente anche il direttore regionale delle attività produttive Luigi Rossetti, introdotta da una comunicazione del commissario straordinario per l'emergenza Covid Claudio D'Angelo, che ha motivato la questione dell'ulteriore richiesta di 8.000 dosi di vaccini Pfizer sulla base non soltanto dell'originale deficit di dosi inviate all'Umbria, ma anche a seguito dell'andamento epidemiologico del virus nella regione. Uno scenario caratterizzato da un'importante presenza delle varianti di virus e da una rilevante rappresentatività di soggetti anziani a rischio. In Umbria sono 48 i pazienti sottoposti a trattamento con anticorpi monoclonali per la cura del Covid. 19 nell'azienda ospedaliera di Perugia, 9 a Spoleto, 9 a Terni e 11 a Città di Castello. Sull'efficacia del trattamento, l'AIFA ha istituito un apposito registro in cui i centri utilizzatori compilano la scheda di arruolamento dei pazienti eleggibili al trattamento. Dopo un mese di anticorpi si sente il paziente anche telefonicamente. I dati ancora non ci sono, perché non sono trascorsi 30 giorni, ma i risultati sono assolutamente incoraggianti. Dopo l'incremento registrato lunedì, tornano a scendere ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, oggi 247, 16 in meno di ieri, 35 dei quali meno 1 nelle terapie intensive. Il sito della Regione Umbria riporta nell'ultimo giorno 102 nuovi positivi, 87 guariti e 7 morti. Gli attualmente positivi ora sono 3.304, 8 in più di ieri. Sono stati analizzati 3.391 tamponi e 4.880 test antigenici. Il tasso di positività è dell'1,23% sul totale e del 3% sui soli molecolari. I finanzieri del comando provinciale di Perugia hanno arrestato un uomo di Bastia Umbra che trasportava a bordo della propria auto un chilo di hashish suddiviso in 10 panetti. La vettura è stata fermata per un controllo a Ponte San Giovanni durante un'attività di monitoraggio del territorio. Il conducente aveva nascosto la droga destinata, secondo la Guardia di Finanza, alle locali piazze di spaccio in una busta della spesa. Nel corso della successiva perquisizione nell'abitazione di Bastia Umbra sono stati trovati anche 20 grammi di cocaina. L'uomo, 54enne, incensurato e disoccupato, su disposizione del pubblico ministero, è stato rinchiuso nel carcere di Capanne. L'operazione si inquadra nell'ambito del dispositivo di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti disposto dal Comando Provinciale di Perugia, che ha portato dall'inizio dell'anno al sequestro di circa 40 kg di hashish. I carabinieri potrebbero tornare in centro storico a Perugia ed avere una propria sede nel salotto buono della città. Lo riporta oggi la Nazione Umbria a firma di Erika Pontini, spiegando che il comune è al lavoro su questo. La struttura per ospitarli c'è, scrive il quotidiano. Si tratta di un palazzo del demanio tra Piazza Cavallotti e Via De Priori. Nei locali una volta occupati dal comando territoriale dell'esercito, che potrebbe essere funzionale ad accogliere una stazione dell'arma. Si tratta della stazione Perugia, attualmente ospitata nei locali del comando provinciale di Via Rugia 9, ad avere la competenza sul centro storico.
L'ipotesi potrebbe essere quella di spostare una vera e propria stazione dei carabinieri, ma servirebbe via libera del comando generale dell'arma. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità dei presenti la mozione promossa da Francesca Peppucci della Lega, che prevede contributi alle attività economiche svolte nei centri storici dei comuni dove siano situati santuari religiosi. In particolare, grazie ad un emendamento firmato da tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione, viene impegnata la Giunta regionale affinché chieda, tramite un confronto con il governo, che in fase di attuazione del nuovo provvedimento la norma sia applicata nei confronti di tutti i comuni umbri dove siano situati santuari religiosi, indipendentemente dalla popolazione residente e comunque includendo i comuni del cratere, incrementando le risorse stanziate per la sua attivazione. Estendere questo contributo alle attività economiche di vendita di beni e servizi svolte nelle zone A di tutti i comuni a vocazione turistica, fermo restando il parametro dei rapporti della presenza turistica straniera e cittadini residenti. Annullata anche l'edizione 2021 della Festa dei Ceri, che come tradizione doveva tenersi a Gubbio il 15 maggio. È stato firmato ieri il decreto di presa d'atto dell'impossibilità di svolgerla, visto il perdurare della situazione pandemica e il quadro normativo in essere che rende impossibile svolgere il rito festivo nella forma canonica. Il sindaco gubbino Filippo Stirati, in qualità di responsabile per l'ordine pubblico e la sicurezza della città e per la Festa dei Ceri, ha fatto propria, riferisce il comune con una nota, la responsabile condivisione delle componenti della rappresentatività della comunità eugubina, ovvero diocesi, Università dei Muratori, Associazione Maggio Eugubino, Famiglia dei Santobaldari, Famiglia dei Ceraioli di San Giorgio e Famiglia dei Sant'Antoniari. È stato invece confermato il programma sobrio e essenziale di riti civili e religiosi svoltisi lo scorso anno. Il 30 aprile in tutto il mondo si celebra l'International Jazz Day, giunto alla 10ª edizione. Dalla collaborazione tra Umbria Jazz, Radio Monte Carlo, emittente ufficiale del festival, e Blue Note Milano, è nata l'idea di dedicare la giornata a Franco D'Andrea, di lasciarvi carta bianca dal punto di vista musicale. 80 anni appena compiuti, ormai considerato uno dei migliori pianisti contemporanei e rappresenta l'eccellenza che il jazz italiano ha saputo partorire negli ultimi 50 anni. In questa occasione del tutto eccezionale e inedita, sul palco del Blue Note di Milano, D'Andrea comunica una nota diffusa da Umbria Jazz. Suonerà prima in trio insieme a Enrico Terragnoli alla chitarra e Mirko Cisilino alla tromba, a seguire in duo con DJ Rocca e infine in piano solo. Nasce così carta bianca Franco D'Andrea. Inoltre parteciperanno in qualità di ospiti musicisti addetti ai lavori che hanno condiviso negli anni il suo straordinario percorso artistico. L'appuntamento è per le 18 del 30 aprile sulle pagine Facebook ufficiali di Umbria Jazz, Radio Monte Carlo e Blue Note Milano e sul canale YouTube ufficiale di Umbria Jazz. Bottino ricco per il Fuchsia Team di Italia Endurance Stable and Academy alla Conero Endurance Cup Tirreno Adriatica di domenica scorsa. La scuderia della presidente Simona Zucchetta torna dalle Marche con due vittorie, un terzo posto e due premi Best Condition. Di più era difficile ottenere, tenendo anche conto del lotto di cavalli e cavalieri che ha preso parte all'evento organizzato dalle strutture della tenuta Il Corbezzolo di Massignano. La prima soddisfazione è arrivata dalla campionessa europea in carica Costanza La Liscia. Noi l'abbiamo intervistata nello spazio dell'ospite in studio. L'ospite del giorno, l'ospite in studio oggi è una campionessa di endurance. Lei è Costanza La Liscia. Ormai insomma è inutile che la presento perché la conoscono tutti. Ciao, grazie per essere qui. Costanza, altra vittoria, se non sbaglio siete stati nelle Marche col Fox Team, giusto? Esatto. Che cosa avete fatto? Intanto ho visto che in cetta di medaglie due vittorie, cioè due primi posti, sto leggendo il comunicato, un terzo posto e due premi Best Condition. Spiegaci. Esatto. Eravamo in gara con tre cavalli, quindi tre binomi, e nelle due categorie dove abbiamo partecipato abbiamo vinto sia il premio Best Condition, che è un premio che viene assegnato al cavallo che finisce la gara nelle migliori condizioni fisiche, e ci siamo anche piazzati al primo posto in entrambe le categorie, e nella categoria 81 km Chen B abbiamo anche ottenuto il terzo posto.
Il mio cavallo, quindi quello con cui ho vinto la cena 54 chilometri, è molto giovane, quindi sono stata molto soddisfatta di questo primo traguardo che abbiamo raggiunto insieme. È quello che sta alle mie spalle? No. Il cavallo alle tue spalle è un cavallo che ha già un pochino più di esperienza, si chiama Katia. Una cavalla grigia, una femmina, e mentre la cavallina con cui ho fatto una gara è una cavalla molto più giovane che era alla sua seconda gara. Oh, però io leggo anche Italian Endurance Stable and Academy. Che cos'è? Beh, Italian Endurance Stable and Academy è la nostra struttura, la nostra scuderia e la nostra accademia, dove svolgiamo quotidianamente l'attività sia professionistica di allenamento di cavalli d'endurance, ma tutta anche un'attività legata all'academy, quindi alla formazione e all'insegnamento di nuovi e giovani talenti. Quando hai cominciato ad andare a cavallo tu? Immagino sei nata a cavallo, come si dice in questi casi. Esatto, assolutamente sì. Io ero piccolissima, sono stata messa a cavallo probabilmente appena nata, proprio perché la nostra è una passione di famiglia, in particolar modo di mio papà. E poi ho intrapreso il mio percorso all'interno di una scuola all'età di 3 anni. E poi eccomi, sono ancora qua, quindi continuiamo questo lungo percorso. Diciamo bene nel dire che sei tra le Amazzoni, si dice così, più quotate in Europa e nel mondo, è possibile dire così? Beh, che dire, a me non mi piace molto parlare di me, però sicuramente parlano i risultati. Esatto, sì, questo è vero. E sono molto soddisfatta dei risultati che ho raggiunto e speriamo soprattutto che il futuro ci riservi ancora tante belle cose. L'endurance, l'equitazione, sono sport che sono alle Olimpiadi? Allora, purtroppo l'endurance no. L'equitazione è alle Olimpiadi con il salto ostacoli del completo, esatto. Che sono altre discipline del mondo dell'equitazione, ma l'endurance no, questo è un po' anche un mio sogno nel cassetto. Io da sportiva amo tutti gli sport e penso come vale per tutti gli atleti, il sogno poi è sempre le Olimpiadi, quindi magari speriamo che un giorno anche l'endurance possa farne parte. Perché queste sono politiche, sono dinamiche che appartengono alle federazioni, no? Verosimilmente. Assolutamente sì. Abbiamo visto degli sport, senza offesa per nessuno, improbabili essere presenti ai giochi olimpici piuttosto che importanti. Concordo, no? Sì, assolutamente. Quindi speriamo per... Sei in palestra in questo momento, dove sei? Sì, sono in palestra proprio nella nostra struttura, quella di cui parlavamo prima, quindi Italian Endurance Stable and Academy, e ho da poco concluso uno degli ultimi allenamenti in preparazione alla gara del prossimo weekend che si terrà ad Arezzo. Oh, dove si trova questa struttura? Diciamolo. La nostra struttura si trova ad Agello di Magione, quindi comunque vicino Perugia. E siamo immersi nel verde, nella natura, quindi siamo in un posto meraviglioso. Ci scappa il tempo per fare tutto, perché tu sei anche già laureata, o sbaglio? Ho passato l'ultimo semestre e poi speriamo di laurearci prima della fine dell'anno nel corso di scienze motorie sportive proprio qui a Perugia. E sì, poi seguo l'Academy nella nostra struttura. La trimestrale? È la trimestrale questa laurea? Tre anni, triennale. Poi farai anche la specialistica, suppongo? Sì, probabilmente sì, non so se subito quest'anno oppure l'anno successivo, però sicuramente. Di quanti cavalli disponi? Perché qualche volta hai anche montato, si dice così, spero, sono molto profano, dei cavalli che... erano, come dire, anche un po' in prestito, in comune. Mi ricordo di un cavallo eccellente di qualche tempo fa, e non ricordo più il nome però. Sì. Allora, noi nella nostra struttura abbiamo oltre 35 cavalli, ma chiaramente nel nostro sport ad alti livelli si percorrono fino a 160 km in un unico giorno, durante appunto la gara. E di conseguenza un cavallo che porta a termine una competizione del genere dopo necessita di un tempo di riposo molto lungo. Quindi a un certo livello, se uno dispone di più cavalli, ha la possibilità di partecipare a un numero più alto di competizioni. Quindi questo sì. Oh,
uno si domanda, no, perché in palestra, perché i pesi, perché il bodybuilding, invece c'è una ragione, giusto? Sì, beh, il bodybuilding è un po', diciamo, la parte più estrema. Chiaramente il mio allenamento in palestra non è bodybuilding, ma anzi è una tipologia di allenamento dove metto insieme più metodologie, comunque sempre seguita. Poi questo riguarda anche un po' il mio percorso di studi, che chiaramente mi aiutano ad avere un assetto in sella migliore e a non stancarmi mai durante i 160 lunghissimi chilometri che percorriamo in gara, a non avere dolori muscolari e poi a appunto portare al termine una gara di questo calibro in ottime condizioni fisiche, in modo tale anche da sostenere e aiutare il cavallo. Battere la sella, non so se è giusto il termine della frase, battere la sella, perché 160 chilometri, cioè quanto tempo impiega un fantino o un amazzone e quanto rischia la colonna vertebrale? Quanto rischia la colonna vertebrale? Beh, in realtà anche qui il lavoro in palestra serve anche proprio per questo, no? Per prevenire l'infortunio, fare un lavoro appunto anche per migliorare certe dinamiche. Io in realtà ora non lo voglio dire troppo forte, non ho mai avuto problemi di questo genere, eppure di chilometri ne ho fatti tanti, quindi non è che per forza bisogna sempre accostare l'equitazione poi a problemi alla schiena come spesso accade, ma anzi io consiglio sempre un giusto allenamento parallelo all'allenamento a cavallo proprio anche per questo. Però noi in sella ci stiamo fino a 12 o 13 ore, quindi sicuramente è tanto. L'andatura principale è il galoppo, e seguita chiaramente dal trotto, soprattutto in gara. Ormai siamo arrivati a mantenere delle medie orarie molto alte e quindi principalmente si galoppa, ecco. Ecco, per te non esiste più una passeggiata a cavallo? No, assolutamente no. I nostri allenamenti hanno sempre poi un obiettivo e sono ben studiati e programmati per raggiungerlo, ecco. Tu hai una sorella che invece fa tutt'altra disciplina, no? Vero? Sì. Anche lei sta comunque raccogliendo successi, giusto? Assolutamente sì, è campionessa italiana di specialità, lei fa ginnastica ritmica e siamo una famiglia di sportivi. Sono molto fortunata perché noi viviamo praticamente di sport tutto il giorno all'interno della nostra famiglia e quindi anche con lei comunque condivido vittorie, sconfitte, sacrifici e abbiamo insomma gli stessi obiettivi. Certo, un'ultima battuta, se così possiamo dire. Hai una prossima gara che hai detto ad Arezzo? Sì, questo weekend. Di che si tratta? È una gara importante perché se incrociamo le dita, perché quest'ultimo periodo purtroppo c'è stata anche una epidemia di herpes virus equino e quindi c'è stato un blocco delle competizioni. Sembra che finalmente ripartiamo a livello internazionale, perché in realtà l'Italia non si è mai fermata. Quindi sarà una gara internazionale dove il sabato parteciperò alla 160 km e la domenica alla 90 km. Beh, insomma, mi pare di capire che un bel da fare. Esatto, un bel da fare. La vostra attività non si è mai interrotta a causa pandemia del coronavirus in questo caso. No, per fortuna no, o almeno solo parzialmente. Soprattutto l'attività agonistica e professionistica è sempre continuata, tranne chiaramente nei primi mesi di lockdown, che dove eravamo tutti fermi. Soprattutto noi lavoriamo all'aria aperta, è uno sport individuale e in particolar modo noi ci rapportiamo con degli animali, quindi anche solo la parte dell'accudimento, diciamo, no? Del loro benessere fondamentale non può essere interrotta, perché anche loro mangiano tre volte al giorno. Certo, chiaramente. Senti, una domanda in libertà: hai già deciso l'argomento della tesi di laurea della triennale? Allora, mi sono interfacciata con la mia professoressa, con la quale avrò il piacere di fare la tesi, e allora ancora proprio il titolo preciso non lo ho, ma sicuramente riguarderà il mio mondo. Anche questa professoressa conosce bene il mondo dell'equitazione, quindi lavoreremo insieme per fare qualcosa di diverso. Grazie, ti restituiamo i tuoi spazi, siamo così. Abbiamo violato il regno di allenamento della campionessa.
Costanza La Liscia. Grazie di tutto. E non so se si dice, se si dice in bocca al lupo nello sport. Sì, assolutamente, crepi il lupo, grazie. Arrivederci. Arrivederci. La 36esima giornata del campionato di Lega Pro Girone B resterà a lungo nella memoria dei tifosi del Perugia. Con una trama degna della sceneggiatura del miglior Hitchcock, il turno di campionato è iniziato con le polemiche per la mancata contestualità con la quale erano in programma le gare delle tre pretendenti alla promozione diretta, una di sabato, una di domenica e una di lunedì. Ha inaugurato il turno il Perugia, che in un primo tempo deludente ha rischiato di andare sotto con l'ultima in classifica, per poi riprendersi e vincere a 3-0 con il Ravenna, agganciando la vetta. Domenica è toccato un Padova da qualche giornata sottotono, doversi arrendere al Modena con il medesimo perentorio 3-0. Infine ieri sera, con il Sud Tirol che avrebbe potuto rovesciare le sorti di questo torneo e portarsi solitario al comando a sole due giornate dal termine, ma che subisce la rete di Litteri al quarto d'ora, quella di Sarno e Lepore a inizio ripresa. Inutili le reti di Fischnaller e Voltan. Così Perugia e Padova restano al primo posto, con gli Umbri in vantaggio negli scontri diretti, con due punti in più sul Sud Tirol. Insomma, se il Grifo dovesse battere Matelica in casa e Feral Pisalò in trasferta, sarà matematicamente in Serie B. Abbiamo giocato un primo tempo alla pari, come dovevamo fare. Abbiamo avuto le nostre occasioni, non siamo stati bravi a sfruttarle, e loro hanno trovato questo Eurogol da 25 metri sotto l'incrocio. Secondo tempo sicuramente dovevamo essere più bravi all'inizio, abbiamo subito un altro gran gol, siamo stati un po' così ingenui, siamo fatti sdraiare in tanti in area di rigore, e ha fatto un gran gol Sarno, il terzo un'ingenuità. Bravi comunque a non mollare fino alla fine, l'abbiamo riaperta, ci abbiamo provato fino al 95esimo a pareggiare una partita che ormai sembrava persa, non ce l'abbiamo fatta, che oggi abbiamo messo in evidenza grande carattere, la voglia di fare, purtroppo qualche errore di troppo ci ha punito. Qualche errore soprattutto quando non si è riusciti a segnare, resta il rammarico per la traversa nel primo tempo. Sì, la traversa è stato un episodio da palla inattiva, però abbiamo avuto anche un paio di conclusioni di Fischnaller, l'occasione di Odogwu, loro con molto meno sono stati più efficaci, e nel secondo tempo abbiamo pagato due errori difensivi e poi la partita era difficile da raddrizzare, ci abbiamo provato, perché questa è una squadra, la nostra è una squadra che ha grande carattere, ha provato fino alla fine nonostante il 3-0. A riaprirla almeno per portare a casa un punto, e non siamo riusciti. Purtroppo non era una serata per vincere queste partite, serve essere molto più efficaci, noi non lo siamo stati. In casa ternana ci si prepara un finale di torneo utile soltanto per aumentare il numero dei record messi a segno in questa stagione e per prepararsi alla Supercoppa. Nel frattempo si inizia a parlare di mercato, con le voci che vorrebbero l'ex Grifone Carraro nelle mire del club rossoverde. Si commentano inoltre fatti di attualità legati al calcio, nello specifico alla Superlega. Inizia Mister Lucarelli dal proprio profilo Instagram, scrivendo di super truffa e di ennesima coltellata agli amanti del calcio. Popolare, fatto di sudore, passione, cambi fangosi, sacrifici, sogni, eccetera, scrive, per poi riportare un ricordo della propria infanzia legato a Maradona. Gli fa eco il patron Bandecchi, che chiude l'argomento in maniera ironica ma definitiva. Ho appena letto che io e Lucarelli, a proposito della Superlega, la pensiamo allo stesso modo. Questo mi fa rivedere chiaramente la mia posizione. Sta a vedere che la Superlega è una cosa figa, che se Lucarelli pensa che sia una cosa che non va bene, allora io dovrò rivedere la mia posizione. D'altronde è notorio che io e Lucarelli la pensiamo allo stesso modo soltanto su una cosa, e cioè su come deve giocare la Ternana. Buonasera a tutti, la Superlega è una cazzata totale.
Campionato di Serie 1 di volley maschile. Dopo aver rimesso in equilibrio la serie di finale scudetto con la vittoria di domenica a Civitanova, la Sir Safety Conat Perugia lavora a testa bassa per preparare il terzo atto della sfida con la Lube, in programma domani proprio nell'impianto di Pian di Massiano. Il successo dell'Eurosole Forum ha restituito entusiasmo e vigore all'ambiente bianconero, che nel momento più difficile ha saputo compattarsi e fare quadrato, mettendo in campo una prestazione importante sotto il profilo caratteriale, primo ancora che tecnico. Carmine Fontana, al timone di Perugia da giovedì scorso, ha iniziato molto bene la sua esperienza da primo allenatore con la squadra, che ha dimostrato di avere un ottimo rapporto con il coach, di origine pugliese ma perugino di adozione. Domani la sfida infinita con Civitanova è in programma dalle ore 20:30. Come abbiamo fatto dopo gara 1, no? Resettare e pensare alla prossima, penso che sia il mantra anche da qui a mercoledì. Sì, assolutamente, riposare e prenderci queste ore di oggi per magari festeggiare e fare complimenti a Bata, sono felicissimo per lui, e poi niente, resettare e cominciare a pensare alla gara di mercoledì, che è un'altra partita. Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Correnti umide sull'Italia con nuvole e piogge sparse. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per mercoledì 21 aprile. Piogge al mattino su Piemonte e Liguria, generalmente di debole intensità, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio cieli nuvolosi al nord con piogge diffuse specie sui settori occidentali, instabile anche sulle zone interne del centro-sud ma con fenomeni più isolati. In serata è notata ancora piogge sparse, specie al nord-est, sulle regioni tirreniche meridionali e sulle isole maggiori. Molte nuvole altrove. Temperature minime in generale rialzo, massime in lieve calo al nord e stazionarie o in aumento al centro-sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Umbria Più, la tua regione sul canale 15.